Ciao cari amiche, eccoci ritrovati qui a una nuova puntata, sempre dedicata alla creatività. Oggi vediamo insieme come si può dipingere un bellissimo ramoscello di mimosa. Allora, prima cosa, questo è il lavoro eseguito su legno, ma per iniziare, cari amiche, vi consiglio sempre di fare alcune prove sulla carta e lavoreremo sulla carta anche noi. Allora, cosa servono? Io lavoro sempre con la mia chalk perché comunque anche se noi decoriamo un mobile, anche semplicemente tutto bianco, tutto rosa, tutto azzurro, poi possiamo andare sopra a decorare con lo stesso tipo di colore quello che desideriamo. Per fare il ramoscello di mimosa serve due pennellini a punta e questo pennellino particolare per fare le palline della mimosa. È un tamponcino che si usa anche per fare le ghirlandine di Natale quando dobbiamo fare le bacche rosse. È veramente molto facile. I colori che servono, serve il giallo, il verde, il blu, il bianco e un po' di marrone. Ecco qua le tonalità dei colori che ci servono. Allora, voi sapete che la ciolca la possiamo trovare in confezione grande, ma la possiamo trovare anche per questi kit nelle confezioni piccoline che sono legate ai kit dei progetti. Allora, iniziamo subito. Prendiamo il pennellino a punta sottile, bagniamo la punta e prendiamo un pochino di verde, lavoriamo in questo modo qua. Quindi un po' di acqua, mi faccio il mio laghettino con il verde. Posso subito metterci una puntina di giallo perché sapete che i verdi sono proprio belli un attimino da creare e lavorerò sempre in questa piccola pozzetta, chiamiamola così, con un pochino di acqua. Allora, mi devo mettere gli occhiali perché quando si dipinge bisogna vederci bene, cosa che io non ci vedo più. Allora, foglio bianco, non dobbiamo avere paura. Partiamo più o meno così e tiriamo il primo ramoscello, leggero, leggero, leggero. Saliamo fino in cima. Andiamo a fare subito un secondo ramoscello che andrà a incrociare con il primo. Non mi devo preoccupare se perdo il colore nel proseguire, perché poi li dobbiamo tutti lavorare. La cosa invece un pochino più importante è quella di legare i miei ramoscelli tutti in questo modo qua. Questa qua è la tecnica che uso io. Ecco qua l'altro ramoscello. Abituiamoci ad avere sempre il colore bello bagnato. Adesso posso ripartire dalla parte superiore e scendere in questo modo qua per avere un tratto un pochino più preciso. Questo qui finisce sottile. Ecco. Subito, subito prendo tanto colore e vado a ingrandire questa parte. Ecco qui. Come potete vedere, sono andata semplicemente a ingrandire la parte dei ramoscelli sottostanti. Lavo il pennello. Prendo un pochino di bianco e vado a fare subito questo effetto. Ci sono tante tecniche, care amiche, per imparare un pochino a dipingere. Io la sto facendo veramente molto, 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 molto semplice. A questo punto prendo sempre il mio pennellino bagnato, sporco di un po' di verde e un po' di giallo e vado a creare tutti questi piccoli trattini che sono tutte quelle foglioline classiche della mimosa. Ok? Proprio non mi sto a preoccupare di se sono precisi, se non sono precisi. Cioè, la cosa importante è che siano un po' tutti tremolanti. A me serve sotto del verde per dopo poterci andare a fare le nostre classiche palline della mimosa. Allora,
fategliene diversi di questi ramoscelli. Questa è una lavorazione abbastanza lunga. Ecco qui, e andiamo a lavorarli tutti in questo modo qua, per bene, senza aver paura di esagerare o di sbagliare, insomma. Più tremolanti siete, meglio è, perché nell'insieme starà bene. Esempio, qua possiamo anche un attimino fare un allungo e fare un altro ramoscello, perché comunque i ramoscelli di mimosa si vanno ad aprire, giusto? In questo modo. E andiamo a lavorare in questo modo qui. È veramente molto molto facile. Non importa come vi viene la prima decorazione, la cosa importante è fare un po' di esercizio. Più sottili sono questi ramoscelli, meglio è. Cioè devono essere le foglioline. Ok? Quindi uno sempre in punta e poi andiamo avanti. Logicamente vedete che appena prendo il colore sul pennello, il mio tratto è un pochino più grosso, ma non c'è problema. Ok, in questo modo qui. Vedremo anche in altre puntate a realizzare in un modo semplice anche altri fiorellini, in un modo veramente semplicissimo, ok? Poi sappiate che esistono tanti corsi di decorazione e così via. Io amo la semplicità e insegnare in un modo. Le cose belle vengono con l'esercizio, cioè non vengono la prima volta che lo fai, non vengono perché fai un corso. Bisogna mettersi in testa che bisogna spendere del tempo e continuare a provare. Allora, fatto questo, noi abbiamo i ramoscelli. Lavo il mio pennello, dovrei lasciare asciugare. Prendiamo il tampone asciutto, vado a sporcare il tamponcino con il giallo e lo scarico. Parto sempre dalla parte superiore e faccio tre puntini. Ricarico il mio tamponcino e vedete che il verde sottostante mi serve come base, ma non è importante. Vado questo qua a fare le mie palline proprio della mimosa. Allora, la mimosa è un fiore che a me piace veramente tantissimo e noi, insomma, qui al nord vediamo delle piantine, dei fuscellini di mimosa quando sono stata in Sicilia, cara amica, tutte le amiche della Sicilia. Mamma, ma che piante avete di mimosa, sono spettacolari, cioè dei boschi. Io adoro questo tipo di fiore, sono bellissimi. Questi boschi di mimose sono veramente meravigliosi. Allora, come potete vedere, andiamo a fare il nostro ramoscello con le nostre palline di mimosa. Ecco qua, sempre con questo tamponcino. Non lo bagno mai, lo uso sempre sporco di colore. Allora, nel frattempo prendo il pennello più grande, lo bagno, prendo un po' di bianco e un po' di giallo e in questa posizione creo un fioco. Anche qua, semplice, easy, primo step. Punto nel centro, schiaccio il pennello e arrivo qua. Ecco, se ci fosse un po' di colore sopra andrebbe meglio. Ecco qui. E poi anche la parte sottostante. Allora,
La carta, care amiche, assorbe molto di più del legno, quindi risulta più difficile. Però se sbagliate sulla carta non succede niente, se sbagliate sul legno dovete rifare tutto. Andiamo adesso a riprendere anche l'altra parte e poi facciamo anche i nastrini che scendono. Lavo il mio pennello, asciugo, prendo il bianco e la parte centrale mi piace lasciarla un pochino più in rilievo. Poi anche qua ci potete un attimino giocare creando qualche sfumatura. Allora, diciamo che le mie palline di mimosa sono asciutte. Adesso ho sporcato il tamponcino con il bianco e vado a ritamponare su tutte le palline di mimosa con il bianco. Allora, prima avevo caricato tutte le volte con il giallo, adesso invece, come vedete, non sto ricaricando con il bianco perché devono essere soltanto delle piccole puntine bianche, come se fossero delle piccoli punti luce. Ecco qua. Il giallo sotto deve essere bello asciutto e poi, come vedete in questo punto, neanche proprio precise precise sopra, anche un pochino spostate. Quindi vedete che il verde sottostante, cioè come è venuto, ok? Lo possiamo andare anche dopo leggermente ad arricchire, ok? Però mi serviva solamente come base da avere la fogliolina sotto. Ok, velocemente le vado a terminare. Chiedo alla regia quanto tempo ho ancora. Non abbiamo tantissimo tempo, quindi insomma, è un lavorino veloce, ma non velocissimo. Prendo il pennello piccolo, il retro del pennello. Lo intingo nel mio colore giallo e vado a fare tutti questi bei puntini gialli che vanno a riempire la mia decorazione. Allora, care amiche, intanto che io procedo con i puntini, vedete che sto continuando a caricare il retro del pennello. Vi ricordo che potete seguirmi su tutte le mie pagine social, sulla pagina Facebook di creareinsieme.it, dove poi trovate tutti gli eventi che faccio, i corsi, le fiere dove sono presente. E se invece volete contattarmi, mi potete scrivere al numero WhatsApp e poi vi potete registrare alla newsletter direttamente sul mio sito Creare Insieme, e dove poi trovate anche tutti i link per trovare i prodotti, eccetera, eccetera. Allora, come potete vedere, io sto terminando questa simpatica mimosa. Spero che anche questo progetto, care amiche, cioè, voglio finirlo, voglio proprio finirlo. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto. È un modo simpatico per cominciare a decorare un po' a mano libera senza utilizzare uno stencil, ripeto, in un modo veramente molto molto easy. Poi ci sono corsi molto più specializzati per imparare queste tecniche di pittura, però questo mi sembrava una cosa molto simpatica e veloce. Allora, adesso terminiamo insieme questo decoro. Spero che anche questo progetto vi sia piaciuto e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!